Bentornati su Masters of the Universe per Pico 8, episodio numero 3, episodio finale, dove andremo a finire il gioco con la compagine del male, ovvero interpretando niente meno che il malvagissimo Skeletor. Andiamo a prenderlo tra i personaggi. Tra i cattivi abbiamo Hordak, Faker, Evil-Lyn, Jitsu, Stinkor, Beastman, che l'altra volta non ci è capitato fra i cattivi da combattere, Triclops, Merman e infine il mitico Skeletor che andiamo a interpretare. Vediamo un po' se riusciamo a gonfiarlo, a gonfiare tutte le botte. Allora, intanto contro Sorceress all'interno della sala del trono dobbiamo, in questo caso siamo nella montagna del serpente, ricordiamo, non siamo nel castello di Grayskull. Dobbiamo combattere contro Sorceress. Allora, la caratteristica è che Skeletor può decapitare gli avversari anche se usa il bastone in realtà, il che è strano, cioè decapita i personaggi con bastone. E l'ho quasi fatto, però non l'ho fatto. Ok, Skeletor ha vinto contro Sorceress, andiamo avanti. Tocca Principe Adam. Ma scusate, se io decapito il Principe Adam, poi non ammazzo anche i Men, perché è la stessa persona. Che è un po' il segreto di Pulcinella, che i Men e Adam sono la stessa persona. E nella prima puntata della nuova serie di Netflix, Masters of the Universe Revelation, Tila fa finta, cade dalle nuvole, che non lo sapeva, se offende, se incazza, scappa. Ma che ti offendi e te incazzi? Cioè, è il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti che il Principe Adam in realtà era... era Iman, tutti lo sapevano, solo te non lo sapevi. Ok, abbiamo battuto anche Felice, non l'abbiamo decapitato, quindi tornerà alla fine del gioco come Iman. Intanto c'è Shira, la principessa del potere, che è la sorella di Iman, come sapete, di conseguenza anche la sorella del principe Adam, ma non lo dite a nessuno. Guardate, da pure il calcione. Vediamo un po' se riesco a decapitarla. Sarebbe un bel colpo decapitare Shira, eh. Ma forse Skeletor non può decapitare, forse. Non lo so, ragazzi. Niente, non riesco. Niente, non... o Shira è troppo furba che si abbassa sempre, oppure Skeletor non può decapitare. Mo' ci proviamo, eh. Intanto contro Stratos, l'uomo volante, che sembra preso di... è un personaggio che sembra preso di peso in realtà da Flash Gordon. Ricordate, c'erano gli uomini volanti, gli uomini aquila, no? In Flash... anche nel film quello famoso con le musiche dei Queen c'erano. Sì, ho staccato adesso Stratos. Grande. Sono riuscito a staccare adesso Stratos. Andiamo avanti. Contro Zodak, che è il guerriero quello infradimensionale che viene dal futuro e che c'ha una pistola super laser, super più. Solo che questa volta non combatte con la pistola ma con la clava, perché lui c'ha due armi. C'ha la pistola e la clava. Giustamente in questo gioco si combatte con le armi... con le armi corpo a corpo. Con le armi corpo a corpo. Le armi melee. Sullo sfondo c'è Eternia. E ho staccato la testa anche a Zodak. Fantastico. Oh, sta puntata mi sa che la finiamo in fretta, perché sono andato super veloce. Intanto siamo davanti al castello di Grayskull. Ci abbiamo Tila da combattere. Skeletor sta andando molto più forte di Iman, eh. Se ricordate la scorsa puntata dove sono morto un sacco di volte. Nei panni di Iman. Sa fa il boss, io. Tila ha sfornato Skeletor, come nel cartone nuovo, dove Tila praticamente è la protagonista. No, lei ha provato a farmi il taglio a testa, la disgraziata. Niente, mi sa fa i boss, eh. Gli ultimi avversari sono quelli più tosti.
No, ho sbagliato. No, mi ha sfornato. Oh, Tila è tosta, è tostissima. È tostissima. Ma io faccio subito il tagliatessa, vai. Niente. A volte nel videogioco per Commodore 64 funzionava che se tu con la prima mossa facevi il tagliatessa potevi anche vincere il round in un nanosecondo praticamente. No, mi ha sfondato ancora, ma è impossibile. Qua, se non mi riesce in tagliatessa, questa ne ammazzo. Questo è un po' come Faker nella scorsa puntata, ricordate? Niente, mo provo a continuare con tagliatessa finché non gli stacca la capoccia questa. Che è così da impari a prendere il posto di me nella nuova serie. Disgraziato. No, a me Tila mi è sempre piaciuto come personaggio, però è stato un po' un azzardo sul fatto di mettere tutte le donne davanti. Cioè, è un trend che si è visto negli ultimi anni, ma per tenere buona l'opinione pubblica. Dice, sì, la gente vuole che le donne vengano messe in primo piano. Sì, ma non devono essere messe in primo piano, devono essere messe alla pari, che è diverso. Vogliamo le donne alla pari, non che sovrastano tutti. Che tu non combatti un'ingiustizia con un'altra ingiustizia. Serve parità, serve meritocrazia, questo serve. Cioè, io stacca la capoccia. Tiè, così ti impari a prendere il posto di me. Scherzo, eh? Andiamo avanti. Oh, ultimo avversario, Iman, fermi tutti. Aia, ma quasi tagliata la capoccia. L'ultimo avversario è sempre più tosto. Mi sa fai bocci. No, ma quasi ammazzato. Ma è tostissimo, non va giù. Niente, mi ha sfornato. È fortissimo. Poi faccio super taglia testa, guarda. No, sbaglio tasto. Dai, sei in vantaggio! Una torturata gli ho dato! No! Non riesco. Pa, porca puttana, l'avevo quasi battuto, guarda là, c'è una cacca con l'energia. Vai, riproviamo. Non è tosto da battere, eh? Dai, che mo ce la devo fare, su. Mo subito taglia testa, vai, subito taglia testa. Niente, manco mi è riuscito. Niente. Dai, ho trovato il ritmo. Sì, l'ho battuto, olè, ho battuto i men. Eternia è condannata e tu hai il potere. Questa è la sequenza finale della versione di
di quando vincono i cattivi. Per questa volta è tutto, ragazzi. Abbiamo finito il gioco in entrambe le versioni, sia con i buoni che con i cattivi. Ovviamente si può giocare anche in multiplayer a sto gioco. Ci sono i comandi. Questo gioco bellissimo, ma secondo me sarebbe ancora più bello su Commodore 64, ok? Con la grafica un po' più definita. Questo gioco bellissimo è stato. Allora, è possibile scaricarlo liberamente dal sito itch.io, lo trovate. C'è l'esegui, si può giocare sia online, ma c'è anche l'eseguibile per giocarlo su PC. Si può giocare anche a pieno schermo, si può giocare anche in due giocatori. Fighissimo. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Continue. Ciao ragazzi, alla prossima. Non so quale gioco continuerò, lo scopriremo insieme nel prossimo episodio. Ciao ragazzi.